Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Murder Mystery Machine, un gioco uscito su Steam il 25 di agosto dal costo di $19,99. Il primo impatto mi ha ricordato molto Tiny Room Stories, ma questo è un investigativo, punta e clicca, con la possibilità di ruotare la visuale, ed è un gioco dove dovremo trarre delle conclusioni, dovremo svolgere delle indagini e determinare dei colpevoli. Andiamo e iniziamo la storia. Dall'inizio, ovviamente. Queste sono spezzoni di gioco, noi siamo Cassidy. E lavoreremo insieme a Nate. Ma adesso iniziamo. Il gioco ci fa vedere quanto tutti gli elementi che troveremo sul luogo del delitto potranno essere connessi tra loro, potranno portarci a delle conclusioni e così via. E anche il fatto che riprenda anche un politico sulla parete i vari soprammobili ci fa capire quanto sarà ampio il gioco. È piuttosto particolare come gioco, lo aspettavo da parecchio e l'avevo visto, l'ho messo proprio in lista e lo andiamo a vedere insieme adesso. Murder Mystery Machine è il titolo del gioco. L'inizio non è dei più semplici perché adesso con l'episodio 1 ci arriva una Cassandra Cassidy, l'ho chiamata ma Cassandra, allieva Clark. Rendimento ok, ci hanno assegnato in un posto, diciamo, in un seminterrato. E quindi andiamo subito a presentarci dal nostro collega. Vedete, noi possiamo, a differenza di altri giochi, camminare all'interno del luogo. E andiamo a parlare a Nate. Se il Detective Nathaniel Houston? E tu ti sei persa? Cassandra Clark, ciao. Ciao, di solito non ricevo visite qua giù. Vengo dall'Accademia di Polizia. Non ha funzionato granché con l'ultimo stagista. Prova a chiedere a qualcuno il piano di sopra. Non te l'hanno detto? Sono la tua nuova collega. Non mi serve un partner. Certo che no, ma è sempre comodo avere un altro paio di mani, no? Ascolta, Clarissa, la DCA non è un posto dove la gente va per iniziare la propria carriera, è un posto dove ti mandano per seppellirti. Cassandra, ma puoi chiamarmi Cass. Ero la migliore della classe e sono laureata in criminologia e sociologia. Classe? Quante ore di servizio hai? Diamine, fatti un favore e tornatene al piano di sopra. Digli che stai sprecando il tuo e il mio tempo. Mi dispiace che la mia presenza ti disturbi, detective, ma sono stata scelta appositamente per questo lavoro. Sei sicuro? Perché in realtà vengo da qui di fronte. Non sono qui per creare problemi, sono qui per dare una mano. Voglio imparare tutto quello che c'è da sapere. Se devi per forza stare qui, vai e non creare problemi. Questo non è un asilo e io non ho tempo per tenerti la manina. Ottimo, non ce ne sarà bisogno. Ora iniziamo subito con, vedete, con W e S possiamo ingrandire la visuale. Con A e D ruotiamo la visuale e la prima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere questo MMM con cui iniziamo la nostra indagine. Residenza dei Daniels, clicca per iniziare l'indagine. Iniziamo. Non so dirvi nulla purtroppo della durata, della longevità del titolo. Residenza dei Daniels, centro città ore 21. Immagino che questo sia Frank Daniels. È la residenza di Daniels. Proprio così lo riconosco, l'ho già visto in TV. Chi ci ha chiamato? I vicini dicono di aver sentito uno sparo verso le 19:30. Mia madre ha votato per lui le ultime elezioni. Sapevi che voleva aumentare lo stipendio dei poliziotti? Buonanotte, dolce principe. Ci hanno dato qualche altra informazione su cui lavorare? Vediamo. No, tutto qui, beh. Che cosa? Allora, la cosa che devo dire è che non avendo voci sotto, bisogna proprio leggere bene chi sta parlando dicendo cosa. Volevo lavorare alla DCA, accomodati pure collega. Chiunque sia stato a commettere questo omicidio non ha mai imparato a pulire dopo aver sporcato. Ci sono parecchie potenziali prove qui in giro. Ok, all'inizio di ciascun caso il tuo obiettivo viene visualizzato in fondo allo schermo, è possibile consultarlo anche successivamente. Completa gli obiettivi per proseguire nell'episodio. Raccogli le prove
e presenta l'arma del delitto. Ok, iniziamo ad andare in giro e diamo un'occhiata a quello che ci si para davanti. Abbiamo già trovato l'arma del delitto, che è questa. Però non me la fa cliccare. Beh, intanto iniziamo da lui. Vediamo un po'. Questa è la lavagna su cui sono mostrate le prove raccolte e i collegamenti. Raccogliere le prove energetiche ti aiuterà a ricostruire un quadro della storia. Ok. Spostando e organizzando le prove potrai raggruppare questo è un elemento fulcro del gioco. Avere la panoramica più ordinata di quello che è successo. Collegando le prove correlate puoi sbloccare nuovi dialoghi e migliorare la tua valutazione. Ok. Spero non sia tutto guidato perché così sarebbe più integrante. Puoi guardare nuovamente il video. Ecco, premendo I, queste sono tutte le prove trovate sul corpo di Frank Daniel, ma prima di esaminarle nel dettaglio cerchiamone altre. Premi indietro per tornare. Allora, tradotto un po' così perché bozzolo, vabbè, il bozzolo, sangue sul tappeto, ferita d'arma da fuoco. Va bene, andiamo a esaminare un pochino adesso quello che c'è. Ok, adesso ci dà la pistola. Eccola lì. Andiamo a vedere la pistola. Magari non toccarla. Abbiamo trovato una pistola 9 mm che si collega con il bossolo. Cerca l'icona. Sì, ho capito. Allora andiamo a vedere, lì c'è qualcosa. Ci sono. Cos'è? Tagliacarte. Ora hai prove a sufficienza per identificare l'arma del delitto. L'icona punto di domanda mostra gli elementi non comprovati in attesa di conferma. Posizionati su ferita d'arma da fuoco, fai clic col tasto sinistro e poi clic sulla pistola. Ok, questo l'avrei detto anch'io. Ok, colleghiamo questa cosa. A questo punto, come prova a sostegno, ti conviene collegare anche Bossolo Calibro 9 alla pistola. Ok. Puoi organizzare e riordinare liberamente la lavagna passando alla modalità collegamento a quell'organizzazione premendo il tasto lì. Ok. Quindi qua possiamo. No. Questo, vediamo un po'. Ora, dopo aver fatto clic su un nodo, questo seguirà il cursore finché non userai nuovamente il tasto sinistro per posizionarlo. Ah, ok. Praticamente con questo possiamo muovere le varie cose. In modalità organizzazione puoi selezionare più nodi posizionandoti su ciascuno di essi e facendo clic col tasto destro per aggiungerli alla selezione. 1, 2. Ora clicco sul tasto sinistro. Ti permetterà di spostarli entrambi. Ah, ok, non va tenuto premuto, si spostano. Ok, seleziona l'icona. Ok, perfetto. Abbiamo trovato l'arma, ma le prove da cercare non sono ancora finite. Va bene, andiamo avanti a cercare. Pistola. No, questa l'abbiamo già vista. Vediamo, lui. Abbiamo qualcosa addosso a lui? Diamo un'occhiata se c'è qualcosa da questa parte. Dietro al divano, magari. Tagliacarte l'abbiamo visto. Non vedo altre prove, però. C'è un mappamondo qua. Ah, ok, ci sono dentro i liquori. Fastidioso questo blip 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 nel muoversi. Non sono finite. Che prove devo cercare? Perché non trovo altro. Vediamo. Magari c'è da zoomare qualcosa all'interno, magari. Sulla scrivania non c'è niente. Qui c'è niente. Qui c'è un armadio. No, il tagliacarte l'abbiamo già visto, credo. Ma non c'è altro. Non c'è altro da analizzare. C'è una finestra aperta. Finestra aperta. E questa è una finestra chiusa. Ogni scena del crimine ti chiederà di rispondere a una serie di domande correlate al chi, al cosa, al perché, al dove, al quando e al come del caso. Per esempio, chi è l'assassino? Alcune domande possono avere più di una risposta. Per esempio, è possibile che ti sia richiesto di collegare due armi al singolo tassello del cosa. Gli slot indicano il numero delle risposte richieste. Ok. Quando avrai riempito tutti gli slot, il pulsante avanti si sblocca. Va bene.
È consigliabile presentare solo prove fondate se vuoi provare a presentare il tassello perché senza elementi di prova. Ok. Va bene. Ok. Posizionati sul pannello di destra in qualsiasi momento per mostrare l'obiettivo della scena del crimine. Cosa? Cosa? La pistola. Il simbolo della. Indica la prova stessa. Ok. A questo punto, queste sono tutte le prove che abbiamo raccolto. Abbiamo la pistola che è l'arma, con cosa? È stato ucciso, cos'è? Cluedo questo, il clou. Presentazione, presentiamo l'accusa. Sì, è la pistola. Sì, vabbè, questo era banalotto come cosa, banalotta come cosa. Vabbè, siamo al giorno dopo, a questo punto alle 8:30. Quanto ci metterà il laboratorio per consegnarci i risultati delle impronte sulla pistola? Una vita. E i campioni di sangue? Il sangue sul vetro rotto probabilmente appartiene al nostro assassino. Un'eternità. E allora cosa facciamo ora? Non lo so. Se ci fosse qualcuno accuratamente selezionato dall'Accademia ad aiutarci. E va bene, parliamo con sua moglie. Sono curioso di sapere dove fosse nel mentre succedeva tutto questo. È impegnata con le pompe funebri al momento. E se dessimo un'occhiata al suo ufficio? Grazie al cielo, Cassandra, e le sue lauree piene di voti sono qui per aiutarci. Prego, fate strada. Tradotto un po' così, eh? Ad cazzo, ma va bene. Allora, dobbiamo tornare al computer, presumo, perché si agisce sempre tramite questo. Immagino si sarà sbloccato il livello dopo. Ok, andiamo a vedere. Scena 1 di 2. È tutto diviso un po' così, a livelli. Ufficio di Frank Daniel. Ok, questi sono i corridoi del potere, non sono poi niente così, di così eccezionale, quantomeno non è uno scantinato, colpito e affondato. Questa chi è? Iniziamo interrogando i presenti. Salve, sono il detective Clark e mi è stato detto che qui avrei potuto trovare la signorina Rabino. Non mi vengono le parole oggi, non so. La segretaria di Frank Daniel. Signora Rapinoe, salve. Mi scusi, signora Rapinoe. La prego di chiamarmi Nadine. Nadine, mi spiace molto per la sua perdita. Grazie, è uno shock terribile. Le dispiace rispondere a qualche domanda su Frank Daniel? Certo, farò tutto il possibile. Che rapporto avevano Frank e Nadine? Ok. Sono la sua segretaria da più di 3 anni e per quanto riguarda l'ufficio ero al corrente di tutto. Come puoi immaginare, era un uomo molto impegnato. Che rapporto avevate al di fuori dell'ufficio? A malapena il tempo di pulire il naso ai miei figli prima di mandarli a scuola. Figuriamoci se ho tempo di socializzare con il mio capo. Ok, la mia idea è andata in frantumi. Chiedi che carattere aveva. Gentile, premuroso, un gentiluomo vecchio stile. Uno di quelli che tengono le porte aperte. Era anche uno stacanovista, non si assentava mai dall'ufficio, il che vuol dire che io ero sempre qui. Che anche io ero sempre qui. Hai un alibi? Dov'era la notte scorsa? Dovevo fartela questa domanda, mi spiace. Stiamo solo cercando di constatare i fatti. Ero a casa con mio marito e i bambini, giovedì e serata. Tacco. Grazie per la collaborazione, Nadine. Se non le spiace, daremo un'altra occhiata al suo ufficio. Se ne avete bisogno di qualcosa, chiedete pure. Perfetto, abbiamo raccolto che è uno stacanovista. C'è Nadine con la segretaria. Era a casa con la famiglia e va bene. Continuiamo con le analisi. L'unico dubbio che ho io su sto gioco è quella che mi consentirà di fare la scelta sbagliata o no? Questo è il dubbio. Ok, qua ha costruito la sua reputazione come politico, spodestare governatore, va bene. Allora, abbiamo raccolto un giornale. Era politico della gente, era in vantaggio sui rivali nei sondaggi e in contrasto con le posizioni di Daniel sulle armi. Ok. Il giornale dà contro a Daniel per le posizioni sulle armi. Brutta sta cosa che mi indica già dove guardare. Però va bene. Abbiamo la settimana del 21. Vediamo. Ah, riunione strategica in ufficio. Preparativi sessione fiscale. Martedì incontro con gli elettori. Il mercoledì proposte fiscali. Giovedì telefonata finanziamenti alla campagna. Taglio del nastro. Cena formale. Impianto e trattamento delle acque. E qua è morto. Quindi lui è mancato. Ha avuto una cena formale fino a tardi. Andiamo avanti a dare un'occhiata in giro. Votiamo la visuale.
È brutto, brutto, brutto che non ci sia nulla da comunque esplorare, ma sia già tutto segnato. Foto della campagna. Foto della campagna. Ok. Va bene, quindi ruotiamo di nuovo. Magari abbiamo altre domande da fare alla signorina. Vediamo. Ha dei nemici? In tutti gli anni che ha lavorato per Franklin, è mai venuta a sapere di qualche nemico? Qualcuno che volesse fargli? No, nessuno, ma è un politico, c'erano tante persone in disaccordo con lui. Ad esempio, non andava d'accordo con la lobby delle armi. A cosa stava lavorando? Tra il lavoro a convinzione idrica, le sue politiche fiscali, il suo sostegno alle campagne per i pasti gratuiti nelle scuole, stanno portando avanti una campagna politica. Ok, non riesco a credere se tutto è finito. Chi è l'uomo a cui sta stringendo la mano in foto? È il governatore Johnson, ha lavorato a stretto contatto con Frank. L'atmosfera sembrava amichevole, erano in buoni rapporti. Frank si è opposto fortemente alle proposte del governatore Johnson per la città, quindi non erano esattamente grandi amici. Spesso ho ascoltato le telefonate molto concitate fra Frank e il governatore, ma Frank perdeva spesso la calma quando parlava al telefono. Lavorando in politica per tanti anni e ordinaria amministrazione, ok. Grazie. Abbiamo sbloccato altre cose. Ok, quindi abbiamo sbloccato anche a rivale Daniel. Qua c'è un punto di domanda. No, 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 no. Voglio capire. Allora, vediamo un po'. Qua si può riordinare la cosa, quindi si può spostare. Allora, prova a collegare le prove per sbloccare nuovi dialoghi. Cerca ora della morte 19:30. E il problema è che questa cosa qui. No, 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 non voglio spostare. Voglio, no, mandami qui, ok. Questa è collegata con quella. Era alla cena. E poi era una cena per Lidrico. Che al momento qui. Lei era a casa, quindi non c'entra nulla con questo. Non vorrei disattivare questa cosa, ma Frank Daniel gli hanno sparato in casa. Ok, quindi vabbè, vediamo un attimo. Abbiamo sbloccato nuove opzioni di dialogo, quindi gli chiediamo. Vediamo. No. Dobbiamo approfondire qual era l'appuntamento che aveva la sera, cioè con la commissione idrica, una roba del genere. Trattamento delle acque. Perfetto, diamo un'occhiata nuovamente alle prove. Allora, no, è che vorrei eliminare questa cosa, questo collegamento qui che ho. Contrasto sulle armi e la colleghiamo con questa. Politico della gente. Stacanovista. No, non. Foto della campagna. No. C'è un punto di domanda qua. Rivale di Daniel. Con questo potremmo collegarlo. Segretario di Frank. No. Mi evidenzia questi due. Ok, perché questo è un aiuto in pratica. Posso chiedere un aiuto a lui e quindi gli parlo, ma no, io ho sbloccato nuove opzioni di dialogo, parlo con lei. Vediamo se. No, non ce ne sono, quindi devo parlare per forza con lui, che si sta facendo i fatti suoi. Gli orari dell'evento. Dice la sparatoria è venuta alle 19:30, stando di quei vicini. Sì, è così. C'è un evento sull'agenda. Iniziava ieri alle 19. Non è andato l'evento. Ottima osservazione. Continua così. La rivalità. Ok.
Ok. Ci ho pensato un tempo, campato per aria. Johnson non sta facendo fuori la concorrenza, ma infatti non possiamo escludere nulla, va bene. Allora, vediamo un po'. Trova un sospetto. Movente politico. Sì. Rivale. No. Io voglio capire come cacchio fare a eliminare sta roba. A eliminare il collegamento. Però non posso. Quindi devo eliminare. No. Devo cercare di capire come fare a eliminare Cioè, se io clicco qua non me lo fa. Johnson ha orchestrato l'omicidio. Gli ha sparato in casa? Se Johnson, chi? Lui? Frank Daniels è morto. Johnson ha orchestrato l'omicidio. Non lo so, non lo so. Sono ancora abbastanza confuso. Voglio riparlare con lei per chiedergli come mai lui non è andato. Allora, si è andato all'evento e all'inaugurazione di un nuovo impianto per il trattamento delle acque. Una roba grassa, un sacco di posti di lavoro. Tutto organizzato la settimana. È stato colpito in casa quando avrebbe dovuto trovarsi all'evento. Sì, quando ha lasciato l'ufficio verso le 18 mi ha detto che aveva cambiato idea sull'evento e che sarebbe rimasto a casa. Diceva che non amava l'idea di essere visto mentre applaudiva il governatore in carica nel mezzo di una campagna elettorale. Le sembra credibile quel che dicevo anche io 3 settimane fa, ma Frank è stato furbo a decidere all'ultimo momento. Sta lasciando la gente a chiedersi perché Frank Daniels avesse cambiato idea sulla partecipazione. Ok. Frank ha sempre avuto un ottimo istinto su come manovrare le situazioni in suo favore. Chi altro era a conoscenza del fatto che fosse a casa? Non ha risposto a nessuna domanda alla stampa fino dopo l'evento, non l'ho detto a nessuno. Ok, quindi lei ha un alibi. No, infatti non regge più il discorso qua. Fammi vedere solo una cosa, come faccio a eliminare? Annulla collegamento, clic destro. Ah, col clic destro devo eliminarlo il collegamento. Ma non me lo fa. Vabbè, quindi non sapeva che prova a collegare le prove per sbloccare. Ok, vediamo un po'. Allora, abbiamo. Ha detto che non ha detto a nessuno. Quindi lei potrebbe aver sparato in casa? Quindi lei potrebbe essere il colpevole? Non lo so, sto ipotizzando, eh. Mi sembrano un po' collegamenti un po' a cazzo, ma perché? E provo a ipotizzare, è uno stacanovista, no? Movente politico. Cioè io adesso faccio una scelta a caso, voglio vedere cosa succede. Ah, ok, si prese. Io accuso lei, movente politico, vediamo. Ok, no, non c'è possibilità di sbagliare. Bisogna proprio risolverlo, un puzzle game questo. Quindi dovremo riuscire a capire il motivo per cui lei ha. Lei o lui o chi altro, insomma, abbia fatto quello che ha fatto. Il problema è che non riesco a eliminare sti maledetti collegamenti. No, 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 nulla, 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 nulla. Vabbè, insomma, poi adesso ci guardo. Allora, era pianificato da settimane.
Daniel. No, non riesco purtroppo a eliminarle, ma non so se sia un problema mio o cosa. Comunque qua mi dicono che, come suggerimento... Ok, questo è un aiuto perché in pratica sembra che non abbia... Non abbia svolto... Abbiamo un problema. Non piaceva a nessuno all'Accademia, eh? Il tutorial sul movimento politico non sta in piedi. Se Johnson si fosse aspettato di vedere Dennis all'inaugurazione dell'impianto, perché avrebbe dovuto mandare uno scherzo a farlo fuori a casa? Volevo solo vedere se eri attenta. Potrei trovare i capelli, forse dobbiamo indagare più su quello che accadeva a casa di Dennis. Potremmo vedere cosa ne sarà prima della vita privata di Frank. Ok. Ok. Chiediamo. Chiediamo a lei. Intanto ho incasinato completamente il quadro delle prove. Vediamo. Chiedi la vita privata. Lui e sua moglie. Non ti puoi parlare molto della sua vita privata. Frank lavora da solo. Mi chiede di stare in ufficio fino a notte fondo perché era tensione in matrimonio. Spesso volentieri mi sono ritrovato a dover fare telefonate imbarazzante alla signora Dennis per avvertire che Frank non sarebbe tornato per cena. Spesso si arrabbiava. Ci sono state diverse sfuriate. Lei si preoccupasse molto per lui, ok. Bene. Sua moglie chiede sempre, vediamo un attimo. Ma infatti nessuno sa dove, sapere dove fosse, ma la moglie chiedeva, quindi... Sì, è tutto molto guidato, devo dire, quindi non lo so. Richiediamo di nuovo a lei... È sicura che fosse la sola a sapere dove si trovava Frank? Sa la moglie che chiamava continuamente chiedendo dove fosse. A dire il vero, Rosemary ha chiamato per chiedere a che ora sarebbe rientrato Frank un po' prima delle 19 ieri sera. Ha detto che non avevo idea che avrebbe dovuto chiamare Frank a casa. Ma immagino sia una fortuna che non ci fosse anche Rosemary. Per il momento è tutto. Ok. Allora mi puzza sta cosa. Perché la moglie sapeva che era a casa... Quindi a questo punto la moglie potrebbe essere il colpevole. Un attimo. Rosemary Daniels, sì, sapeva che fosse a casa, quindi se noi accusiamo lei... Non corretto, perché non è il movente politico? No. Quindi a questo punto dobbiamo riparlare al nostro socio. Va bene. Ma diciamo che se amate le avventure grafiche potrebbe piacervi molto il gioco. Ok, matrimonio infelice. Ok, non voglio sapere cosa si spinge a dire una cosa simile. Bel lavoro, chiudiamola qui e torniamo alla centrale. Matrimonio infelice, direi che è la ragione giusta. Ah, devo... vediamo un attimo. Perché... era uno stacanovista. Quindi, matrimonio infelice. La moglie è il responsabile e presentiamo la prova. Abbiamo completato, abbiamo fatto quasi tutte le ipotesi corrette, usato indizi 6 volte, tentativi falliti 2. È un po' come il Cluedo, non c'è una vera e propria possibilità come Eleanor di sbagliare, di accusare quello sbagliato. E questa è una cosa che mi delude un pochino, quindi non... diciamo che il gioco può piacere. Il gioco costa 20 euro, se dipende poi dalla longevità del titolo, se questo titolo durerà parecchie ore potrebbe anche valerli. Al momento io vi dico è tutto molto guidato e quindi mi andrebbero proprio disabilitati, banditi totalmente gli aiuti e potreste star lì a pensare, però non è una di quelle cose dove fate andare la mente come in altri giochi investigativi, quindi è un puzzle game, lo definirei così io. Beh ragazzi, questo era il gioco, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!